Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, allora, sono le 2:33 di notte, non è uno scherzo, veramente. E questa è la prima volta in cui io faccio una cosa che apparentemente dovrebbe essere fake, ma il fatto che siano le 2 di notte comunque mi fa paura. Quindi a prescindere mi fa paura. Avete visto il titolo del video? Questa è una cosa che risale in realtà a un po' di mesi fa, perché era un trend tipo vecchio, però ho deciso di farlo comunque perché, visto che ultimamente mi sto fissando tipo con le robe horror nei video e così, che li sto portando e vi stanno piacendo, mi fa mega piacere, mi documento online e quindi faccio i miei collegamenti. E quindi, che cosa è successo? Allora, prima, circa 2 orette fa, sono andato in live su Instagram, che è da un macello in realtà che non lo facevo. Seguitemi su Instagram, tra l'altro. E mentre ero in live, ragazzi, giuro, non sto scherzando, ve lo faccio vedere. Faccio vedere, raga, non faccio vedere sotto, ovviamente, perché se no ci sono altri numeri. Mi sono arrivate 3 chiamate con lo sconosciuto ieri. Vi faccio vedere anche l'ora. Guardate qua, 23:37, quindi circa 2-3 orette fa. Vabbè, praticamente, e appunto, mi sono arrivate queste chiamate e sinceramente non capivo il perché, fino a quando poi non ci ho fatto caso, mi sono messo a cercare su internet dei video da poter fare e ho notato che, a quanto pare, praticamente su un sito ho trovato che quando vieni chiamato ad un certo orario . Perché devo sentire i rumori dietro la mia porta quando faccio questi video? Io mi sto cagando addosso. Sta di fatto, ragazzi. Allora, io abito in un condominio di tante etnie, tantissime persone di tantissime nazionalità diverse. Sta di fatto che il caso ha voluto che quando ho iniziato a ricevere queste chiamate, dopo un po', ho iniziato a sentire una musica fuori. E ho il video di questa cosa perché l'ho registrato col telefono, che mo vi faccio sentire. Raga, vi giuro sulla mia vita che sto sentendo musica dalla finestra là sotto di quel tizio e non so perché. Mi sta mettendo un'ansia allucinante sta musica e non so che lingua è, che musica è, non lo so da dove proviene, ma mi sta venendo un'ansia allucinante, vi prego. Qualcuno sa di che cosa... Che cos'è sta roba, vi prego? Sta di fatto che i ragazzi sono più informati di me, Nigno Ange, perché ho inviato il video nel gruppo e mi hanno detto che la canzone che sentivo è una canzone serba. Ho fatto 2+2, Dancing Serbian Lady. Aspetta un attimo. Dico, aspetta un attimo che qua ci devo fare un video. Quindi, ragazzi, oggi ho detto, perché non provare ad evocarla e a superare le mie paure? Perché se vi piacciono i video horror, devo imparare a farli anche da solo ogni tanto. Quindi, benvenuti in questo video in cui mi cagherò letteralmente addosso. Per chi non sapesse chi fosse o cosa fosse la Dancing Serbian Lady, praticamente, ragazzi, è una specie di leggenda e spero sia solo quella. Praticamente, ve la spiego in sintesi, per chi non lo sa ma è impossibile, tutti lo sapete chi è. È una tizia che è stata vista in video, una figura misteriosa che balla nelle strade della Serbia. Solo che qualcuno dice che è stata addirittura vista fuori, quindi anche in Italia. Ho trovato su un sito un modo per evocarla. So che l'hanno fatto questo video anche i ragazzi del Pit assieme a Gianmarco Zagato, gli vanno un bacino che io sono mega fan. Ma io ho trovato un altro sito, ho trovato un'altra roba diversa da quella che hanno fatto loro. E quindi ho detto, proviamo, vediamo che succede. Cioè, in realtà mi hanno costretto perché non vorrei provarla questa cosa, ma proviamo. Comunque, sta di fatto che, appunto, ragazzi, sono andato a cercare su questo forum online, un tizio l'ha scritto, e praticamente vi spiego in cosa consiste il rituale e poi lo facciamo per vedere cosa succede. Per prima cosa, ovviamente l'ho tradotto perché anche qui era in serbo, scritto tipo in una lingua strana, non lo so. Per prima cosa dobbiamo spegnere tutte le luci e sederci in silenzio per 1 minuto. E già qua, ragazzi, io devo veramente ringraziare me stesso che abito in un monolocale. Cioè, la mia casa è veramente piccola, quindi in realtà non avrò proprio tantissima paura, ma vabbè. Quindi dovremo stare in silenzio per 1 minuto. Quindi vi dico già, spoiler, ci sarà una scena in cui io starò in silenzio per 1 minuto e ve la dovrete guardare. E
poi dobbiamo mettere la canzone. Ho mandato il video nel gruppo e i ragazzi mi hanno rigirato la canzone, quindi dobbiamo mettere questa canzone da ballo e ascoltarla. Dopodiché dobbiamo dire ad alta voce una filastrocca, che in realtà sono tipo è una frase, e dobbiamo aspettare e vedere se la Dancing Serbian Lady si fa vedere oppure no. Ovviamente dobbiamo poi andarci a mettere tipo nel balcone per capire se... Ragazzi, io sto sentendo troppi rumori, me la sto facendo addosso, ve lo giuro. Vediamo di sistemare tutte le luci, vediamo di capire come fare per spegnere tutto. E ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, qui ve lo dico subito, le luci da spegnere non sono poche. Questa è la prima. Una l'abbiamo spenta. Poi c'è la seconda, che spegniamo così. Poi c'è questa qua, che spegniamo col telefono così. Uno e due, quindi PC spento. Dobbiamo spegnere anche questa, ma credo che lo farò in un modo brutale perché non ho voglia. Vediamo se è tipo... Esatto, in questo modo qua. Devo anche spegnere la volpe, ma ho un telecomando per farlo fortunatamente. Quindi si fa in questo modo qua. Pam, spenta la volpe. Alexa, spegni tutte le luci. Ok, allora ragazzi, forse sto facendo una cosa che non dovrei fare, ma almeno una luce mi serve in faccia, sennò voi non vedete nulla. E sono completamente al buio, ho solamente la ring light davanti. E non vi nascondo che mi sto cagando addosso, perché fuori ci sono un bordello di rumori stranamente. Adesso andiamo a compiere questo rituale. Quindi siamo seduti nella sedia e dobbiamo stare in silenzio per un minuto. Quindi andiamo a mettere il cronometro di un minuto, ragazzi. Vado subito, ve lo faccio vedere adesso. Da questo momento inizia un minuto di countdown, ragazzi. Ok, allora ragazzi, un attimo, perché qua la situazione sta sfuggendo veramente di mano. E da quando ho iniziato a registrare il video, raga, ve lo giuro, da quando ho iniziato a registrare il video che sto continuando a sentire dei rumori fuori dalla mia porta. Vi spiego come funziona. Io abito in un pianerottolo e c'è un corridoio gigante con tante altre case. Sembra che ci sia proprio qualcuno fuori dal corridoio e io non voglio uscire, ma sto continuando a sentire rumori fuori e mi sta mettendo un'ansia allucinante sta roba. Sarà che sono io suggestionato? Non lo so. Continuiamo. C'ho paura, ma continuiamo. Ok ragazzi, la musica ce l'ho, ve la faccio sentire perché il microfono è qui. Dobbiamo ascoltarla per circa 10-15 secondi e in questi 10-15 secondi dobbiamo chiudere gli occhi e immaginarci la sagoma, il volto della Dancing Serbian Lady. Facciamolo. Io c'ho un po' di paura, ma facciamolo per il video, tanto non succederà nulla, io lo so. Madonna, che ansia, Dio mio. Ok, basta, basta perché c'ho la pelle d'oca. È arrivato il momento, ultimo passaggio di questo rituale, la filastrocca. Ovviamente ragazzi, non fate queste cose in casa, non fatele mai, perché anche se sono robe che per me sono fake, perché io non ci credo, voi non fatele. Guardate solamente i miei video, che io sono stupido. Vado. Ah, con la musica accesa dobbiamo dirla. Va bene. Allora, la filastrocca è... Dobbiamo dirla tre volte.
Ombra danzante, vieni a me, balla con me nella notte. Ombra danzante, vieni a me, balla con me nella notte. Ombra danzante, vieni a me, balla con me nella notte. Partita adesso. Adesso ragazzi, tutto quello che dobbiamo fare è cercare di capire se lei si farà vedere oppure no. Potremmo avere una visita inaspettata o potrebbe non succedere nulla. Io voglio vedere se nel balcone in cui prima ho sentito la musica succede qualcosa oppure no. Sto sentendo delle urla fuori e sono le 3 di notte quasi, ragazzi. Io non so come sia possibile sta roba, cioè sembra veramente che ogni youtuber che fa ste robe ogni volta gli succede qualcosa e quindi la gente penserà che io sto facendo roba fake, ma giuro che io non volevo neanche farlo questo video per paura. Vediamo, c'è veramente un bordello fuori, cioè ragazzi. Allora, la luce lì è ancora accesa. Io sto continuando a sentire bordello, ma ho pure paura a sporgermi troppo, perché se qualcuno esce da... Raga, lo sentite sto casino? Chi è alle 3 di notte? Dio mio. Non lo so, raga, c'ho veramente paura. Non lo so, raga, perché da un lato potrebbe essere chiunque, dall'altro mi mette paura il fatto che potrei davvero aver evocato la Dancing Serbian Lady. Ho appena visto una stella cadente. Ma che caspita sta succedendo? Aspetta che mi esprimo un desiderio però. Ok. No raga, continuo a sentire rumori da dietro. Provo ad avvicinarmi per provare a farvi sentire i rumori. Non lo so, raga. È tutto buio comunque in camera mia, eh. C'ho solo la ring light di là accesa, ma... Raga, vi giuro che c'ho un'ansia allucinante. Questo sono io. Nello specchio. Sembra essersi calmato tutto. Non si sente più. Raga, ma fuori c'è un bordello. Ma chi è? Vorrei provare a uscire per strada, ma non so se alle 3 di notte mi conviene.